Matte Spot Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati all'appuntamento con Si gonfia la rete con Voce di Popolo, continuando a seguire le tracce del mercato del Napoli, che come detto in questi giorni è abbastanza fermo, abbastanza bloccato, no? Come un po' per tutte le altre bighe, pur qualcosa sembra muoversi in entrata come in uscita. Ci sono alcune indiscrezioni che proveremo anche ad approfondire nella giornata di oggi con qualche ospite in particolar modo, aspettando anche sabato, il giorno in cui vedremo riscendere in campo la nazionale italiana per gli ottavi di finale di questo Euro 2020, per confermare insomma quanto di buono fatto finora e cercare di proseguire l'avventura, ovviamente anche con tanto Napoli in campo. Insigne senza ombra di dubbio, e vediamo se ci sarà ancora spazio pure per Giovanni Di Lorenzo. Intanto 0816363, ve lo vado a ricordare il numero per intervenire con noi al telefono, oltre al 339-666-9990 che è il numero per tutti i vostri WhatsApp scritti e vocali. Il Napoli avrebbe formulato un'offerta ufficiale per Nuno Tavares, questo giovane terzino del Benfica, che insomma molti in realtà descrivono come un giocatore ancora un po' acerbo, no? Grande fisicità, grandi doti fisiche e forse ancora non benissimo sul piano tecnico, almeno non per conquistare una piazza come quella di Napoli. Staremo a vedere se questa indiscrezione raccoglierà conferme, perché i nomi sono veramente tanti sull'auto di sinistra. Sappiamo che il pallino di Spalletti era Emerson Palmieri, è Emerson Palmieri, ma lì parliamo di una trattativa molto complessa, perché il giocatore guadagna circa 4 milioni e mezzo di euro e quindi sappiamo che in una situazione in cui c'è già Goulam che prende tanti soldi e non si sa che fine farà, risulta complicato quantomeno immaginare che il Napoli arrivi all'italo-brasiliano. Raffaele, buongiorno. Ciao Andrea, io ti ascoltavo sempre con grande attenzione sugli argomenti di cui vogliamo parlare, ovviamente con i nostri amici radioascoltatori che in questa fase sono un po' congelati tra l'idea del campionato che è finito nel modo che sappiamo e quella di un campionato che verrà e per il quale io sinceramente non riesco ancora a definire i contorni, perché quando leggo che Spalletti vorrebbe la squadra al completo il 15 luglio, ma io mi chiedo, Andrea, ma quando mai una squadra è stata completa il 15 luglio? Scusa, no. Mi viene una risata, perché dico vabbè, ok, sì. Vabbè. Neanche nei tempi migliori figurarsi in un periodo del genere. Ma come si fa a dire che il Napoli deve essere completo al 15 luglio se il Napoli ha dei calciatori in vendita? No, lo sappiamo, ci sono Koulibaly e Fabian Ruiz che sono ufficialmente in vendita, nel senso che a Fabian Ruiz hanno detto guarda, noi 4 milioni e mezzo all'anno che tu chiedi non te li possiamo dare, quindi portaci una squadra che ci versi 60 milioni di euro e ti vendiamo, quindi è un calciatore in vendita o no? In Italia è così, certo. O no? Ok, Fabian Ruiz è così, Koulibaly la stessa cosa. Per Insigne dobbiamo capire se rinnova, se non rinnova, dovrà essere venduto, sì o no, va a scadenza. Ma tutto questo noi lo sapremo entro il 15 luglio. Ah, io dico, cioè oggi ne abbiamo 23 giugno, quindi nel giro di 20 giorni tutto il mercato del Napoli, ale, si è completato il 15 luglio, all'inizio del ritiro Spalletti vuole la squadra al completo. Ma io, secondo me, pure quelli che lo pensano non ci credono, però evidentemente per fare un po' di frastuono. Ma guarda, quasi quasi mi sentirei di scommettere sul contrario, cioè tipo entro il 15 luglio il Napoli non avrà completato nessuna trattativa né entrata. Ma non solo, non saprà ancora quali calciatori resteranno, perché il dilemma è sempre lo stesso. Il Napoli non può fare mercato se non vende dei calciatori, altrimenti, lo abbiamo detto 100 volte e questa è la 101esima, resta così com'è. Si dirà, ma De Laurentiis vuole ridurre gli ingaggi. Ho capito. Non è che i calciatori a un certo punto se li mangia, dice allora Koulibaly guadagna 6 milioni di euro. Come dobbiamo fare per risparmiare? Mettiamolo nel forno, lo tagliamo e ce lo mangiamo. Si può fare questo? No. Se non viene qualcuno e compra Koulibaly, tu Koulibaly lo tieni e gli corrispondi 6 milioni all'anno.
Allora, perciò dico, noi dobbiamo essere, noi proviamo ad essere logici e cerchiamo di fare la stessa cosa con le persone che ci contattano. 081 63 63 63 339 666 9990. Poi tra poco avremo anche degli operatori di mercato molto importanti, no? Che ci daranno anche un quadro della situazione, sia nello specifico di alcune trattative che il Napoli porta avanti, probabilmente ha portato avanti, sia sulla, su un aspetto un po' più ampio, e cioè del perché non si prendono più calciatori che arrivano dal Sud America. Il numero di questi calciatori si è ridotto notevolmente, anzi sarebbe bello fare uno studio, tu che sei bravo in queste cose, per capire negli ultimi anni di quanto si è ridotto l'arrivo dei calciatori sudamericani nel campionato italiano. Facciamo una cosa, ecco, sentiamo qualche amico, per esempio Fabio c'è al telefono, buongiorno. Buongiorno Raffaele, anche sì. Andrea, sì. Buongiorno. Ciao. Senti, ciao, volevo fare questa domanda, rivolgere questa domanda. Perché sembra tramontato il progetto di uno stadio nuovo? De Laurentiis sembra accontentarsi del riammodernamento finanziato dagli enti locali o dalla regione. Perché quel progetto è tramontato? Grazie. C'era un progetto, Andrea, per il nuovo stadio, non lo so, io può darsi che sembrato un progetto concreto, sinceramente, cioè, sono quelle cose che ogni tanto De Laurentiis dice, no, ma poi non ne abbiamo, sono quei tormentoni momentanei che durano una settimana, però non ho mai visto De Laurentiis fare sul serio. Cioè, per carità, magari lui ha sempre detto che non era colpa sua, infatti. E non lo mettiamo in dubbio, però non si è mai andati oltre gli step preliminari. Sentiamo anche qualche messaggio vocale, eccolo qua uno. Raffaele, Andrea, buongiorno. A 15 luglio la squadra già pronta? Ma io penso che oltre a Koulibaly e Fabian, penso che Spalletti, per quanto si sia potuto dare un'idea della rosa, ma la voglio anche valutare da vicino, valutare i vari Lobotka, Onas che sono di rientro. Quindi avere la rosa già pronta al 15 luglio, diciamo, solo a pensarla una cosa del genere, perdonatemi, è già stupido. Beh sì, sono d'accordo totalmente con te. Tra l'altro ti aggiungo, Andrea, che a me risulta che in vendita ci siano pure Manolas e Mario Rui. Cioè, voglio dire, quelli ufficiali sono quelli lì, lo sappiamo da tempo, no? Però Manolas, se il Napoli riesce a risparmiare un ingaggio, te lo ricordi per caso quanto guadagna Manolas? Io da oltre 4 milioni, da oltre 4 lo dico precisamente, per un calciatore che tutto sommato, se gioca Rachmani al posto suo, di la quanto differenza non ti fa. Di quanto possiamo perdere in qualità individuale sul piano dell'essere di 4 milioni, ti confermo. 4 milioni. Beh, c'è Gennaro al telefono, buongiorno. Chi era? Gennaro. Gennaro, parla pure con noi, sì. Gennaro, eccoci. Non lo so, Gennaro. Vabbè, ha posato. Allora sentiamo un altro messaggio. La moglie ha posto un veto al suo intervento. Vai, messaggio vocale. Ozzo, Raffaele, Nuno Tavares, ma non lo conosciamo. È un giovane di prospettiva, ma non è che se prendiamo Nuno Tavares vinciamo lo scudetto. E a questo punto mi andiamo a prendere allora un Fares o un Pezzella, poi, no? Il terzino del Parma. A questo punto, perché devo andare a prendere uno straniero? Questo che dico io. Ciao e complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Beh, di Nuno Tavares parleremo tra poco, no Andrea? Vedremo anche. Sì, ne parleremo tra poco. Diciamo che non abbiamo sentito commenti troppo entusiasti finora, diciamo così, sì, su questo quelli ragazzo. che ne io, sanno. Io la penso come il nostro amico, cioè per me Pezzella è un ottimo giocatore, non sto anche scherzando, non è una battuta. No, infatti, anche secondo me, parliamo dell'esterno e non del centrale. Certo. Per me Pezzella è veramente un ottimo giocatore. C'è Enzo al telefono? Sì. Sì. Eccoci. Ciao Raffaele, ciao Andrea. Ciao. Vi ascolto da Roma. Senti Raffaele, ho sentito un po', poi argomento di lettura, di informazione, il discorso legato comunque alla situazione patrimoniale del Napoli, che bisogna stare attento agli acquisti, se va via uno si acquista un altro, però da un punto di vista imprenditoriale, non so se sei d'accordo, sì, con me,
il disinvestire in parte, diciamo, cioè bloccarsi in questa situazione di mercato è un rischio imprenditoriale, perché se si perde ranking da un punto di vista delle squadre in Europa, quindi perdi peso economico dal punto di vista degli sponsor e perdi anche la possibilità di piazzarti fra le prime quattro, il risparmiare così, cioè il disinvestire in parte, ci potrebbe portare comunque a un ulteriore danno economico. Non so se siete d'accordo con me. Qual è la soluzione? Perché tu puoi dire anche... E la soluzione secondo me è che in parte comunque, come fanno tutti quanti gli altri, indebitandosi non esageratamente ma quel giusto per comunque tenere la squadra in linea a degli obiettivi che possono comunque portare poi successivamente degli introiti, per me è una politica giusta, cioè non... Certo, ha ragione Enzo, però Andrea, e poi andiamo in pubblicità. Il Napoli, tutto sommato, l'obiettivo della Champions l'aveva raggiunto pur non indebitandosi come fanno le altre. L'aveva raggiunto perché l'ultima giornata di campionato, io voglio sempre ricordarlo, eravamo quarti e c'era da affrontare il Verona. Poi quello che è successo io non lo so. Sicuramente, pure se si fosse indebitato e il Napoli avesse giocato col Verona in quel modo, mi spieghi a che cosa serviva. Quindi perciò credo che il problema sia molto più ampio e non riguardi unicamente l'indebitamento che un club di calcio possa fare per fare in modo che la sua squadra arrivi in Champions, anche perché quella dichiarazione sconcertante di De Laurentiis che dice: ma che ci andiamo a fare in Champions, non serve, investi 200 milioni te ne danno 70, beh, lascia il campo a tante riflessioni che i tifosi già stanno facendo. Se ci metti pure questo, apriti cielo, allora non c'è voluto andare De Laurentiis in Champions. Allora Andrea, è così, sono autorizzati, ma non sarà a pensarlo così. Sono autorizzati, esatto, bravissimo. Magari non sarà così, però sono state, come spesso succede, un po' intempestive queste dichiarazioni, perché fare 2+2 nella testa del tifoso che non riceve spiegazioni ufficiali da troppo tempo viene facile. Dobbiamo fermarci pochi istanti, poi il primo dei collegamenti di mercato a cui facevi riferimento poc'anzi, e quindi pubblicità. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, caro Andrea Falco. Abbiamo al telefono il primo ospite della giornata, se lo vuoi presentare tu. Sì. È vero, lui è un agente, un intermediario di mercato molto vicino al Benfica, portoghese di nazionalità, e per esempio lui, insomma, ha avuto un ruolo nella trattativa che avrebbe dovuto portare Grimaldo al Napoli qualche anno fa, e quindi è sempre ben informato sulle tematiche che riguardano il Benfica. Vogliamo parlare di Nuno Tavares con Cesar Boaventura. Hola Cesar, good morning. Good morning. Hola, buenos días Cesar. Buenos días, todo bien. Todo bien, ¿hablamos español? Que podemos hablar español, inglés, como quieras, francés, perfecto. Inglés. Allora parliamo subito, anche un po' italiano pure lo parla, lo sappiamo. Parliamo un attimo anche di Nuno Tavares. Credo che lui sia un intermediario nelle operazioni che portano Nuno Tavares da qualche parte. E la domanda secca è: ma l'anno prossimo giocherà ancora nel Benfica? Cesar, crees que Nuno Tavares giocherà en el Benfica también en el próximo campeonato? Yo no creo que va a jugar en el próximo campeonato. Yo creo que va a salir. No creo que va a Napoli. No te voy a decir que va porque no creo, en mi opinión. Porque tiene muchos clubes que tienen interés en él. Por eso no te puedo decir. Porque hay una cosa que está que no tiene decisión. È una cosa che? Non ho capito, se dico decisione. Ultima parte. No, if don't have any decision about this, and they have a lot of clubs with interest in the players. So. Ah, forse dice che non c'è più interesse del Napoli nel calciatore. No, vado a tradurre tutto. No, mi ho perso l'ultima frase. Dice: non pensa che giocherà al Benfica l'anno prossimo, pensa che partirà, non al Napoli, però se deve esprimere la sua opinione, non crede che giocherà nel Napoli per un motivo molto semplice, cioè ci sono tante squadre su di lui, non sa dire oggi dove andrà, però è una decisione che non è stata ancora presa, che spetterà al giocatore. Insomma, lui non crede che con tanti club
in corsa alla fine la spunterà il Napoli, non so perché. Allora io vorrei sapere perché secondo lui il Napoli non prenderà Nuno Tavares, forse perché ha saputo che cambierà obiettivo. Perché crees che non irà al Napoles Nuno Tavares? Quizás perché il Napoles ha cambiato de porteria, sabías esto? Muy simple. Que Nápoles quería comprar Grimaldo y nunca me ha metido una propuesta. Ahora en uno de los yo no creo que haya llegado a propuesta. Entonces, okay. Yo creo que es mucha conversación todos los años y nada parece, nunca se haga ni Grimaldo ni Tavares. Yo creo que hay propuestas concretas de clubes que no son la Nápoles, que de Nápoles no sé si hay concreto, pero no lo creo. Stato molto Io chiaro. Credo che è un po' di speculazione. Molto chiaro e diretto. Che il giocatore tiene molto mercato sì. In Francia, per esempio, e anche in Inghilterra. Ricordiamo che è un classe 2000, Nuno Tavares, quindi è un calciatore. Ah, dice non crede che arriverà al Napoli perché insomma ricorda anche come andò con Grimaldo, se ne parlò per anni e anni, ma poi non arrivò mai una proposta ufficiale per Grimaldo, una proposta concreta. Adesso pare più o meno stia succedendo la stessa cosa, quindi secondo lui ci sono tante speculazioni, tante chiacchiere attorno al Napoli e raramente poi c'è qualcosa di concreto. Ciò che è certo è che il giocatore invece ha delle proposte, queste sì concrete, che arrivano dalla Francia e dall'Inghilterra, e quindi lui crede che altre squadre siano avanti. Mi sembra la palissiano già quello che mi risponderebbe, ma la domanda gliela faccio lo stesso, Raffaele, se gli risulta o meno questa offerta che il Napoli avrebbe fatto secondo Sky, soldi più Mario Rui, no? Se lì sei in Italia, Cesar, che il Napoli ha hecho una offerta, no? Una proposta di Nero y más los derechos de Mario Rui come futbolista, che sabes de eso, no es verdad? Yo no sé si lo hice o no fue por mi intermedio, y yo no creo que Benfica tenga interés en Mario Rui. Non sa confermarcelo perché non è parte in causa, insomma, però lui non crede che il Benfica comunque sia interessato a Mario Rui. Bene, io credo che non è che dobbiamo aggiungere altro, se lui ce l'ha smontata in maniera così perentoria, diretta, decisa, lui che tra l'altro fa parte di queste operazioni anche con Grimaldo, lo ha detto chiaramente, se ne è parlato tanto, non è mai arrivata all'offerta, probabilmente hanno voluto un po' speculare, allora a questo punto è chiaro, io capisco il risentimento di Cesar Boaventura, che forse non lo so, è un po' deluso dal comportamento del Napoli in questo frangente. Es decepcionado con Napoles e ora Cesar? Que yo soy decepcionado. Sí. No. De forma alguna. Yo creo que Napoli è un gran club e tengo mucha admiración por los clubes, por las personas que ahí están. Pero no tengo nada a decir del club, es un club muy serio, muy muy correcto. Yo creo que la mayor parte de la especulación viene de determinados medios de comunicación, no del club. Ah, ok. No lo creo que sea del club, no. Sí. Napoli es un club muy serio. Bene, quindi ecco, arriva da certi organi di informazione che il Napoli è un club invece molto, molto serio. Gli chiedo solo, quando ha parlato l'ultima volta con Cristiano Giuntoli, insomma, se ha parlato anche di Nuno Tavares o in generale, perché so che lo conosce, quando hablaste l'ultima vez con Cristiano Giuntoli, il direttore del Napoli, e si hablaste también de Nuno Tavares? No, io non hablé di Nuno Tavares, no. No tiene contrato con Benfica y Benfica lo quiere como jugador, pero si hay una propuesta para vender, lo va a vender. Pero yo no hablé con Junto de Tavares. Yo de Tavares tengo un abordaje de Francia, un club que está reconstruyendo para un equipo de Champions, lo que tengo directamente. Bene. Beh, benissimo, ha detto lui, non ha parlato con Giuntoli di Nuno Tavares, perché
Sì, perché Nuno Tavares non è un giocatore che il Benfica vuole vendere, cioè solitamente questi intermediari, Raffaele, sai, vanno a proporre giocatori, sì, che un club vuole vendere. Non è il caso di Nuno Tavares, quindi non ne ha parlato con il Napoli. Lui invece ha portato al Benfica un'offerta da un club francese che si sta ricostruendo per fare una squadra per la Champions League. Quindi chissà quale può essere questo club, non è difficile immaginarlo, due o tre possono essere. È il Lyon, per esempio. Marsiglia. Ah, il Marsiglia, okay. Marsiglia, ah, ok, ce l'ha detto. Ce l'ha detto proprio, quindi c'è il Marsiglia su Nuno Tavares. E noi ringraziamo Cesar Boaventura, perché come lui ce ne sono pochi in giro, ormai tutti hanno paura a parlare, quindi lo ringraziamo di questo. Grazie Cesar, sei una persona molto seria. Muchas gracias. È corretto. Buenos días para vosotros. Eres una persona muy seria e incorretta, Cesar. Hablamos sí, pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, ciao ciao. Un abbraccio a te, grazie a Cesar Boaventura che ci ha detto in maniera perentoria che il Napoli non è che non prende Nuno Tavares, non gliel'ha mai chiesto, quindi magari domani glielo chiede. Ma fino a oggi non è mai successo, Andrea. Quindi... Ma guarda che Cesar però ha capito molto bene un problema tattico del mercato del Napoli, che mentre noi qui siamo a dire gli piace ma non gli piace, forse è meglio quello, ma adesso ci pensiamo, aspettiamo che parte l'altro, nel frattempo c'è tutto un calciomercato con altre squadre che vanno dirette all'obiettivo, esatto. E tu quel giocatore poi non lo prendi più. È così, bene, dai, è arrivato il momento di... Anzi, facciamo una cosa, sentiamo un paio di messaggi vocali e poi andiamo anche in pubblicità. Messaggi vocali che ne arrivano a Iosa. Sai che significa, no? A Iosa, penso proprio di sì. Sì, sì. Caspita, almeno questo, sentiamo. Buongiorno ragazzi da Tony, complimenti alla trasmissione, sempre sul pezzo. Grazie. E niente, sentivo il procuratore dire, praticamente con Napoli fa solo chiacchiere, ce l'ha mai sentito ricevuto all'altro, non ci sapevo, però veramente ridicola come società, fatemelo dire, perché non se ne può, non se ne può, non se ne può. Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Un bacio e buona trasmissione. È bella sta cosa, però bisogna anche dire che non è che il Napoli fa chiacchiere, molte volte le chiacchiere le facciamo noi dei media e le attribuiamo al Napoli, pure questo bisogna dire, no Andrea? Perché sennò diamo solo colpe a chi forse non le merita tutte No, volte. Certo, indubbiamente, sono d'accordo con te. Ancora un messaggio vocale. Ah no, abbiamo Ignazio al telefono, c'è Ignazio, buongiorno Ignazio. Buongiorno Auriemma, ottima trasmissione, tu Falco, grande analisi, però poi permettimi di dirti una cosa. Io penso che tutti i tifosi, i veri tifosi del Napoli, io credo che sarebbe opportuno che si possa dire ufficialmente che a Napoli abbiamo la Confindustria napoletana, dei grandi industriali napoletani che potrebbero creare, a mio parere, una grande cordata con le banche e cercare di comprarsi Napoli e di buttare fuori dal campionato italiano e da Napoli questo signore che fa lo speculatore da anni e guadagna sul Napoli, perché il Napoli non è suo, il Napoli è di noi tifosi, dei milioni di tifosi che vogliono vincere il tricolore, non dico la Champions League, che sarebbe anche possibile, però proporre una cosa del genere sarebbe una rottura, c'è un silenzio assordante della Confindustria napoletana, degli industriali, di tutto il sistema napoletano del profitto che potrebbe intervenire e finalmente dare una svolta. Io so che è difficile perché sono assenti dalla realtà sociale di Napoli e sono assenti anche dalla realtà sportiva di Napoli. Io credo che tu possa farti portavoce di una proposta del genere. Guarda, mi piace il tuo ragionamento, però credo che sia intempestivo. Voglio dire, gli imprenditori napoletani l'occasione di prendersi il Napoli l'hanno avuta, amico mio, però non se lo sono presi, perché facevano la corsa al ribasso, un milione e 50.000 euro, 1.052.000 euro, è arrivato De Laurentiis, 29 milioni e mezzo e si è preso il Napoli. Scusate, ma mo ce la vogliamo prendere con De Laurentiis? Ma perché sti imprenditori che mo lo criticano non se lo sono presi prima il Napoli, che dite essere nostro? Per carità, la squadra appartiene a noi come sentimento e come passione, ma la proprietà del club è di De Laurentiis. Perché quando c'è stato il giorno in cui De Laurentiis ha portato in tribunale alla fallimentare gli assegni per 29 milioni e mezzo di euro, perché non l'hanno fatto gli altri? Andrea, noi le cose le dobbiamo dire. Noi a De Laurentiis lo critichiamo per quello che merita di essere criticato, però su questo punto gli imprenditori napoletani, che sono facoltosi e tanto, non possono proprio parlare. Non lo criticate adesso a De Laurentiis, amici miei, ne ho tanti di amici che sono degli ottimi imprenditori e gli voglio pure bene,
però non lo potete criticare a De Laurentiis. Dovevate prendervelo voi il Napoli e non lasciarlo a lui, se veramente volevate bene a questa società e a questa squadra. Invece lui è venuto coi soldi in tasca e si è comprato il Napoli, passando davanti a tutti quanti, cordate, controcordate, e la questua casa per casa. Oh, quanto c'hai? 10.000 euro? Metti qua. Ma dai, ragazzi, il Napoli andava preso in quel periodo, in quell'estate disastrosa del 2004. Là ci voleva un gruppo di imprenditori, veramente, perché ce ne stanno tanti che c'hanno soldi, ma proprio assai. Lo dovevate comprare voi il Napoli, non l'avete fatto, quindi oggi silenzio, che De Laurentiis si è preso il Napoli in barba a tutti quanti noi. Scusa, ma ora sono tutti sfogo, in fila per toglierglielo, no? Per ricomprarselo. E dove? Ma dove sta? Ma fategli una proposta, ma veramente. Ve lo volete prendere il Napoli? Fategli una proposta, può darsi che ve lo vende a questo punto. Dobbiamo fermarci pochi istanti, poi ancora calciomercato con un altro ospite al nostro microfono, tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua Andrea, siamo tornati in diretta, ricordiamo anche i numeri di telefono per interagire con noi, perché di domande, sì, di osservazioni arrivano sempre tante. È vero, 081-636-363 per intervenire telefonicamente, poi 339-666-9990 per i WhatsApp scritti e vocali. Ti va di parlare di calcio mercato a 360 gradi, soprattutto con un focus sul Sud America, sull'Argentina? Ma assolutamente sì, anche perché lo facciamo in compagnia di una persona che stimiamo molto, con cui spesso abbiamo avuto il piacere di chiacchierare di calcio. Ricordo per esempio i tempi in cui c'era il discorso Napoli José Mauri, no? Ricordi, sì, Raffaele? Sì, lui, sì, era certo. Il procuratore Dino Zampacorta in collegamento con noi. Ciao Dino, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, felice di risentirvi ragazzi. Ciao Dino, scusaci se ti abbiamo interrotto la partita di padel con i tuoi amici in Sardegna. No, alle 7 Raffaele, alle 7 ci abbiamo una super sfida con personaggi importantissimi nel mondo del calcio. Che non possiamo dire, perché non dove non posso perdere assolutamente, perché no, sono quattro cene di pesce in palio, qui costa tanto dove ci sono. Se perdo sono distrutto e qui dalla vacanza domani devo tornare a casa. Grande Dino. Ho comprato l'arbitro anche, tutto a posto. Attenzione, io non sapevo che tu facessi parte di quella schiera, quindi. No, ma qui l'arbitro è il direttore del Village, quindi insomma. Ah, va bene, ok. Se gli ho portato una maglietta, è importante. Bene, hai fatto bene. A questi livelli va benissimo anche corrompere, certo. Dai Dino. Non posso corrompere senza soldi, come faccio? Infatti. Poi non ne basterebbero a sufficienza, quindi meglio una maglietta di quelle lì. Meglio una maglietta. Dino, ma tu comunque sei un osservatore di quello che accade sul mercato oggi, mercato strafermo, squadre che sembrano non abbiano un euro e aspettano che arrivino i soldi dall'Inghilterra, dalla Germania, dal Paris Saint-Germain, è così? Mi fa piacere il tuo ottimismo perché hai messo sembra, io toglierei il sembra, quindi rimane non hanno soldi. Ma questo non riguarda solo il calcio, questo sembra purtroppo va messo nella vita comune di tutti gli esseri umani, non solo del calcio. Stiamo tutti aspettando questa potenza di fuoco, come disse il buon Conte all'epoca, che stiamo tutti aspettando questa deflagrazione. Ma la deflagrazione la devono fare gli altri, Dino, se non tirano, certo, fuori gli sghei, come dicono in Toscana, credo, gli inglesi e i tedeschi. Ma dove stanno questi soldi? Non ci sono, sono tutti in deficit. Sono virtuali come le monete, sì, che si usano Bitcoin, adesso. Sono tutti Bitcoin. Bitcoin, esatto, bravo. Dino, invece tu che sei molto attento sul mercato sudamericano, ricordiamo che tu hai un ufficio a Buenos Aires. Sì, da 11-12 anni mi hanno messo in testa, dice, ma tu ci capisci di calcio? Non so come fanno a dirmelo, perché secondo me ci capisco poco. Sono umile, non è vero, non è quello che penso, non ci capisco. Però mi hanno detto, ma no, ma dai, ferma, tieni solo le assicurazioni, perché insomma, io sono nato come broker, sì, per i grandi eventi sportivi, abbiamo 700-800 calciatori assicurati da oltre 30 anni, quindi diciamo che conosco un po' tutti questi big, perché li ho avuti assicurati, li sento tuttora. E quindi mi dicono, apri un ufficio, perché ci pensiamo noi, lavoriamo noi per te, facciamo una ricerca annuale, insomma. E da 12 anni
diciamo 4-5 ragazzi che tu hai alle tue dipendenze 4-5 ex calciatori, se non sbaglio. Sì, no? esattamente che girano l'Argentina che è grandissima. Sì. Però ovviamente non è che mi vanno a guardare i ragazzi che già sono nell'orbita Boca Racing e che girano a fare qua. Basta accendere la televisione per vedere quelli lì, no vanno a vederli nei campetti periferia come usava una volta, capito? Sì. Ce l'hai due o tre nomi di questi argentini dei campetti di periferia che qualche club di Serie A potrebbe prendere? Ma guarda, io non voglio essere presuntuoso, perché io diciamo che selezionavo ragazzini che veramente hanno 14-15 anni, poi c'è la solita trafila, passaporto, non passaporto, certo. Alcuni tutto quanto. Questo è il vero problema. Secondo me ce ne sono alcuni che potrebbero già entrare in un settore giovanile di squadre di Serie A importanti, ma io preferisco, dopo, diciamo, sentite che vi dico, l'errore che ho fatto con José Mauri, perché errore si è trattato, mia, la colpa è tutta mia, cerco di fargli fare la trafila che deve fare un ragazzo giovane, quindi io, se dovessi scegliere, preferisco un buon settore giovanile, anche di una squadra di B, ovviamente organizzata, piuttosto che buttarlo a 14-15 anni, che viene da un paese completamente diverso dal nostro, a 15 ore di volo, in un contesto che potrebbe essere, ne so, l'Atalanta, organizzatissimo, che i ragazzi stanno già più avanti, si rischia di bruciarlo. Io mi piacerebbe fare un percorso, certo ce ne sono alcuni che sono veramente, secondo me, già bravi, pronti, la famosa garra argentina, per questo io lavoro molto con gli argentini, perché il vantaggio grosso è avere i genitori a 15 ore di volo con 5-6 ore di fuso orario, così quando vorrebbero rompere un po' le scatole si può inventare che non funziona il telefono, non c'è il wifi, perché altrimenti il problema, voi sapete meglio di me, che non sono i ragazzi, sono quelli che ci stanno intorno, in primis i genitori, che tutti aspettano, molte aspettano volte di fare una vita diversa con i suoi. Ma un nome ce lo puoi fare di un argentino di questi, ma ragazzi, guarda, bravi? Raffaele, sì, vabbè, non sono usuale a fare nomi, ma c'è Carlos Alcaraz, per esempio, te ne dico uno. Carlos Alcaraz? Un ragazzo Alcaraz. È un ragazzo di 18 anni che secondo me è bravissimo, è bravo, però non credo che riesco a portarlo qui, perché quando sono troppo bravi si inseriscono questi mostri sacri dove io non posso competere, però la speranza è l'ultimo a morire. Poi ce ne sono altri due o tre. Che ruolo è questo Carlo Sarcara? È un attaccante esterno, è un ragazzo, è uno che vede la porta, fa gol, rapido, piccolino, bellino. Cioè, Lavezzi? Un Lavezzi? Certo che se faccio dei nomi poi me li rubano tutti. No, vabbè, uno solo lo puoi fare. Dai. Spero che tu possa portarlo in Italia, questo nuovo Lavezzi, immagino che sia. Sì, diciamo che strutturalmente deve ancora chiaramente finire la forzatura del muscolo e tutto quanto, però sì, le caratteristiche sono quelle. Ma anche se fosse solo tre quarti di Lavezzi, a me andrebbe benissimo. Hai ragione. Sì, come mai Dino si pesca sempre meno in Sud America? Cioè, io penso al Napoli, no? Sono anni che ci diciamo questa squadra è forte, tecnicamente fortissima, però le manca sempre quel qualcosa in più dal punto di vista della personalità, della famosa garra. Guarda un po', insomma, da un po' di tempo ha chiuso con i sudamericani e ha preso per esempio molti giocatori di paesi che tradizionalmente, insomma, non forniscono dei grandi talenti di personalità, ecco, penso, non so, all'Europa dell'Est, sempre, no, storicamente ottima tecnica, magari non proprio la stessa personalità degli argentini o dei sudamericani. Cioè, perché si è fatta questa scelta, una scelta secondo te anche di comodo, perché magari, non so, rendono gli spogliatoi più caldi, cioè cosa ci può essere dietro? Ma io posso risponderti semplicemente con un mio pensiero, che poi non è legato al Napoli, ma in generale, anche se quello che hai detto te è vero, insomma, il Napoli ultimamente si è orientato un po' sui paesi dell'est. Cioè, per quanto riguarda i ragazzi che si vanno a prendere i paesi dell'est, credo che la fame, la famosa garra che si chiama fame in Europa, sia la stessa, quindi da questo punto di vista problemi non si corrono. Ovviamente il sudamericano ha più estro, ha più talento, ha più genialità rispetto ai ragazzi che si prendono dai paesi dell'est, che però hanno più fisico e più voglia di correre, più voglia di sacrificarsi, questo è indubbio. Credo che sia una casualità che il Napoli si sia orientato negli ultimi 2-3-4 anni più sul discorso est che il discorso Sud America, ma c'è anche da dire che secondo me il Sud America ha aumentato i prezzi in una maniera esponenziale e quindi si fa fatica adesso a prendere un 18enne, un 19enne, un 20enne
che già sta nell'orbita di una buona squadra, dove ti sparano 8, 10, 12 milioni di euro e a volte si prendono delle fregature, si può dire in radio? Penso di sì, no? Fregature, certo. Perché? Che cosa c'è che non va? Fregature. No, non vorrei essere scurrile. No, no, ci sono altri modi. Dice parolacce. No, figurati. Dino, tu te lo puoi pure permettere per la simpatia che ti caratterizza, oltre che per la capacità che hai. Non ti voglio rubare altro tempo alla vacanza in Sardegna, quindi ti volevo ringraziare. No, non preoccuparti, Raffaele, è sempre un piacere parlare con voi, perché voi di calcio ci capite, insomma, a differenza mia. Quindi io cerco di starvi dietro e posso dire qualche volta stupidaggio, ma qualcosa. Posso dire che bandito che sei, Dino? Sì, lo posso dire. No? Assolutamente no, assolutamente no. Io volevo spiegarvi, se mi date un secondo, sì. Perché qualcuno potrebbe dire, no, qualcuno che ci ascolta, perché secondo me tu hai una serie di ascoltatori, non ti ascoltatori sono di qualità, non ti credo. Sbagli, è così. Qualcuno potrebbe dire, ma perché questo è detto che Giuseppe Mauri ha sbagliato? Perché conosce la storia, insomma, un ragazzino di 17 anni e mezzo, lo porto al Milan, 4 anni di contratto, e tutto quanto, dice, ma con tanti soldi, perché questa è la verità, di ingaggio, dice, ma perché ha sbagliato? E non lo rifarei più, perché quando un ragazzo di 18 anni gli mette in tasca centinaia di mila euro al mese lo stai uccidendo. Quindi se mi dovesse ricapitare un Jose Mauri, penso di averne un paio tra le mani, 2002-2003 già miei da anni, dovesse chiamare una squadra importantissima, comunque essa sia, io credo che lo porto prima in una squadra media. Una squadra media si fa le sue ossa, si fa 2 anni, ha uno stipendio normale, non da VIP, e poi se è bravo fa il calciatore, altrimenti, ecco, questo mi autoaccuso di questa cosa qui. Però, ma io avrei fatto la stessa cosa, ecco, pensavi di fare 18 anni, di fare trovi meglio a comprare Porsche, Ferrari, perché hai soldi, è chiaro che si perde un po' la bussola, e lì non esiste argentino, uruguaggio, o piuttosto che bulgaro, polacco, italiano, lì si è tutti uguali. Forse io avrei fatto la stessa cosa alla sua età, ecco, è un errore che non rifarei, in modo che qualcuno dice, ma perché ha sbagliato? Da un lato ho fatto benissimo, ma dall'altro non lo rifarei, ecco, tutto qua. Benissimo, allora forza Alcaraz, hai detto così che si chiama sto ragazzo? Sì, ma vediamo un po', ce ne sono altri, ce n'è uno pronto, poi se dovesse accadere qualcosa di simpatico sarò io a dirti, Raffaele, ho fatto un ragazzo, mi chiamerò. Benissimo, perfetto, ti aspetto allora, Dino. Una soddisfazione, non è il mio lavoro, che sia chiaro, io cerco di vivere con l'altro lavoro, questa è una cosa che mi diverte. È così. Carlos Alcaraz, classe 2002, 18 anni. Esatto. Prendete nota di questo giovanotto, che lo vedrete presto in qualche grande club. Lo rubano. No, non prendete nota. Scordatevelo. Ciao Dino, grazie ancora. Buona giornata, saluto tutti. Anche a te, una forza della natura, Dino Zampa Corta, veramente. Oltre a essere un grande competente di pallone, ad altissimo livello. È peccato per José Mauri, che fece veramente una stagione al Parma incredibile, mostruosa. Pensavamo sarebbe diventato un astro il campionato, invece poi si è perso brutalmente. Dobbiamo fermarci in pochi istanti, torniamo in diretta con l'ultima parte dedicata interamente a voi, 081-63-6363 per intervenire in diretta. Tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, 081-6363 per intervenire con noi telefonicamente, 339-666-9990, messaggi scritti e vocali, apriamone qualcuno a caso, ecco qui il primo. Ciao Raffaele, buongiorno, ma io volevo sapere, i tifosi, perché ce l'hanno sempre su De Laurentiis? Perché devono cercare sempre il colpevole, vogliono sempre il colpevole su ogni cosa? Cioè, non ne capite che la società è sua, cioè come Annis, noi, quello che è il nostro è la maglia, è la passione. Ma volete che il Napoli si indebiti al tal punto da vincere uno scudetto indebitandosi e poi fallire, cioè una comburita? No, il problema è un altro. Noi siamo proprio sicuri che indebitandoci poi il Napoli gli permettano di vincere lo scudetto? Perché noi abbiamo visto degli episodi negli ultimi anni che lasciano aperta la riflessione a un ragionamento di questo tipo. C'è Pasquale al telefono, eccolo qui.
Ciao, buongiorno a tutti voi. Senti, io ho telefonato, mi devi credere, solo per dirti che sei un grande. Hai fatto un discorso di una serietà unica, un pezzo giornalistico da conservare. Mi devi credere. No, guarda, te lo voglio dire, non sto facendo piaggeria. Veramente straordinario. C'è uno che non prende per il culo i tifosi del Napoli, scusami l'espressione triviale, ma niente di meno, è questa la realtà dei fatti. È inutile andare a buttarsi, ogni volta uno telefona, ma De Laurentiis, ma non De Laurentiis. Signori miei, nessuno prende il Napoli, vogliamo vedere un po' di calcio? Questa è la situazione, quindi è detta in maniera chiara, che è così esaustiva che nessuno di noi può cercare di metterci qualche parola su, perché sta tutto chiarissimo, e ti ringrazio. Buona giornata e buona continuazione. Grazie, grazie a te Pasquale, davvero, di questi attestati di stima che ci aiutano a lavorare anche meglio, no Andrea? Vuol dire che comunque il percorso che facciamo è comunque corretto, poi piaccia o meno facciamo le cose in maniera estremamente corretta. Messaggio vocale, sentiamo. Buongiorno Raffaele. Ciao. Raffaele, se un Napoli non prende Nuno Tavares ha tombato Nuno Fus, perché io mi fido di Salvatore Bagni. Salvatore Bagni ha detto Nuno Tavares è l'unico portoghese che non dà del tuo al pallone. I portoghesi sono forti tecnicamente, ma Nuno Tavares è un po' scarsino tecnicamente. Il nome è solo uno, Emerson Palmieri. Emerson Palmieri, si deve fare un sacrificio e bisogna prendere Emerson Palmieri. Ciao Gianni. Gianni, guarda, io figurati se mi permetto di dire che Nuno Tavares non è un buon giocatore. Io ne prenderei altri, Andrea lo sa, per esempio i due nomi che a me piacciono, ma proprio un casino, sono Gudmundsson e Maddava. Allora, se tu prendi questi due fai una differenza straordinaria. Però mi rendo conto che non è facile prendere questi calciatori. Allora il Napoli, se va su Kolasinac, che è un elemento esperto, 28 anni, retrocesso con lo Schalke 04, è tornato all'Arsenal dal prestito, scadenza contratto 2022, può essere un'operazione di mercato molto positiva, anche perché può darsi pure che ne prenda due il Napoli di esterni sinistri. Se mi arrivano alle orecchie le voci che Mario Rui potrebbe essere in uscita, allora dobbiamo anche ragionare in questo senso. Sì. Sono d'accordo, sì. su Kolasinac sono d'accordo anche con l'amico, no? Emerson Palmieri è un profilo importante, sì. Però non possiamo pretendere che il Napoli ci arrivi, e anche io ho sentito da molti questo scetticismo su Tavares invece. Infatti, Ciro al telefono, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, prima di tutto è un piacere parlare con te, la prima volta che siamo in diretta. Grazie di avermi fatto. Sono un po' emozionato, ascoltami a quello che voglio dire, spero certo. Di farmi capire. Allora, sono d'accordo sul pensiero che tu hai avuto in merito al nostro presidente, che lui ha avuto il coraggio al momento di prendere la società e tutto, va bene? Ma un Wazing abbandonato avrebbe fatto un affare, però lui in quel momento ci ha saputo fare. Boh, la cosa che voglio dire io, noi sentiamo che il presidente non vuole andare in Coppa Europa più, perché non gli convince. La Coppa UEFA, che alla cima fa, è una cosa, una coppetta, non serve. Il campionato sul suo fondamento nuovo vince. Tratta male a voi giornalisti, a un tuo collega, non discuta, scusi il tuo tempo, ma ne ha cagato in diretta, dice pure alla fine, saputo una sorta. Volevo sapere se stavi tu in quella situazione, ti apprezzo, per cosa avresti fatto. Ai tifosi non ci penso proprio, non ci credo proprio, non fa sapere niente. Quando parlo del presidente, mi pare che ma che stai dicendo? Io mi sto facendo il percorso che ha fatto Berlusconi nel calcio, mi sono dato una politica. Ti deve mettere in politica, so. Poi per giunta, poi mandano figli a basso spogliatoio, a buscare Cannavale, a buscare Allan, a buscare Gargano, e quasi invece di fare un qualcosa di importante, tu ci arrivi ancora più assai. La domanda mia è molto semplice: noi tifosi, no, è bravo, presi chi se prima e chi se chiama da mia, ma noi tifosi, ma come ci hanno sentito? Ma canna fa? No, parliamo di Palmieri, parliamo di Occa, mo sentivo tanti bravi, ma noi facciamo un campionato con tutti i bravi calciatori, poi venimmo a Coverone, bello e buono, si capisce, visto dopo 8, 9, 10 partite che hanno fatto un campionato di girone di ritorno favoloso, una partita così è sana, ma... Vabbè Ciro, sei stato chiaro, hai abbracciato diversi argomenti, comunque il ragionamento di Ciro è chiaro, Andrea, lui dice...
Allora, il campionato non lo possiamo vincere perché non è cosa per noi, no? Almeno così si diceva in passato. Ma la Champions League non conviene vincerla perché investi 200 e prendi 70. L'Europa League, che la facciamo a fare, è chiaro che il tifoso Ciro o chi che sia. Per cosa giochiamo? Esatto, che gioca? Per l'ottavo po', per il nono po', per che cosa deve giocare il Napoli? Questa è un'osservazione, guarda, corretta. Per quello che capita, così, in balia degli eventi o, non so, dei rapporti di forza, non farmi dire cose perciò di più. Perciò ci vorrebbe un po' più di coerenza nelle considerazioni. Ma anche ai calciatori, che messaggio arriva? Cioè, esatto. Finché sei in corsa per il primo posto, sei galvanizzato dall'impresa sportiva, no? Vincere uno scudetto a Napoli, epico. Poi appena finisci a 6-7 punti, che si fa? Le valigie, si va in vacanza e finita la stagione. Boh, sentiamo un altro messaggio vocale e poi andiamo. No, Raffaele, sono Giuseppe. Raffaele, è passato un mese e ci domandiamo ancora che è successo in Napoli Verù. Usciranno e ti diranno è stata una partita storta. A noi ha risposto non c'è calma e facciamo un'altra polemica, un altro mese e mezzo. Visto che per loro il calcio è business, visto la lotta giustamente alla pirateria, no? Il famoso pezzotto, no? Si fanno riunione coppa riunione per risolvere il suo problema, giustamente. Noi dobbiamo agire di conseguenza, non andare ai ritiri, non comprare magliette di Marcello Burlon, non fare abbonamenti. E se per loro è business il calcio, per noi è fede, quindi loro ci stanno togliendo la fede e noi gli togliamo il business. Buona giornata. Anche questo è un ragionamento che non fa una piega, mi pare di vedere molti tifosi del Napoli che si portano su questo discorso. Leandro al telefono, eccolo qua, Leandro. Salve ragazzi, buona giornata a tutti. È il tempo che non veniamo da quando è successo appunto Napoli-Verona. Però io volevo fare due argomenti. Uno, quello che ha detto quel procuratore, non so chi era, sulla spiaggia, penso, Zampa, i ragazzi, Corpo, no? Zampacorpo. Sì. Ma ha fatto un discorso molto sensato, dice certo. Ok, lui faceva il mia culpa, però io pensavo a João Félix dell'Atletico Madrid quando sì. Lui parlava sì. Questo ragazzo prende, non so quanto avrà, 19-20 anni, non so quanto prende, avevamo fatto un calcolo dei miei figli, 120.000 euro all'ora, vabbè, comunque il discorso è questo, cioè i ragazzi a 13-14 anni già vengono presi da Barcellona, ma pure prima. E poi si trovano tutti questi soldi in tasca. Allora dico, cioè, a dove arriveremo? Dalla parte De Laurentiis, nel modo suo, diciamo, ha ragione, il calcio e tutto il resto. Però quello che ha detto, e qua mi ricollego a Napoli-Verona, sul fatto che a lui non conviene andare in Champions League, però se, allora, prima non conviene andare a vincere lo scudetto, perché sennò gli costava di più. Poi non conviene andare in Champions League. Tra poco dirà pure, non gli conviene più stare in Serie A, andiamoci in Serie B. Capisci? Perché sì, siamo l'abbiamo tutti detto arrabbiati. Sono delle considerazioni che bisognerebbe evitare, io sono d'accordo con te. Grazie mille, grazie, buone cose a tutti. Grazie Leandro, grazie e buona giornata a te. Due messaggi vocali rapidissimi e poi salutiamo. Buongiorno Raffaele, mi farebbe piacere che venissero fatti i complimenti alla squadra di pallacanestro del Napoli, la squadra della nostra città, che è un passo da ritornare in Serie A. Ciao. Complimenti al Napoli, vuoi fare soprattutto tu Andrea Falco, perché tu sei molto appassionato di questo sport, l'hai anche praticato. No, sono molto appassionato e abbiamo vissuto degli anni bellissimi a cavallo tra il 2002-2003 fino al 2006-2007. Io dico anche prima, anche prima l'epoca, sì, di Walter, sì, anche Perry prima. E Mimmo Moreno, dai. Anche prima poi ci fu un buco in mezzo, no? Sì, io ho vissuto, sì, purtroppo quella seconda epoca lì, la vittoria della Coppa Italia, negli anni in cui il Napoli era appena fallito, si stava ricostruendo e molta parte della città scoprì il basket. Si creò veramente un'immagine meravigliosa. Poi dopo continui fallimenti, continui delusioni da questo punto di vista. È bello di vedere invece finalmente una società solida che sta riportando il Napoli Basket dove deve stare, perché Napoli ovviamente è una città di calcio, Raffaele, ma subito certo, dietro è una città di basket, perché c'è veramente una colonia di appassionati a questo sport impressionante in questa città. Bene, quindi ieri il Napoli ha battuto Udine 53-50, se non sbaglio, anzi 72-56, avevo letto una cosa completamente sbagliata, è al meglio delle 5 partite, quindi diciamo che è lunga, però
aver vinto la prima è una cosa importante. La seconda gara si giocherà martedì sera, sempre a Napoli, e poi gara 3 venerdì al Polli Carnera di Udine. Quindi diciamo che il Napoli sta per percorrere una strada che noi speriamo porti direttamente in Serie A. Possiamo salutare adesso, perché abbiamo veramente... Possiamo, dobbiamo salutare, ma c'è un'altra ora di grande sport, Radio Marte ovviamente, con la redazione di Marte Sport Live. Io saluto e ringrazio Mario Palligiano alla parte tecnica, la redazione, il capo ufficio stampa Paola Di Genova e ovviamente Raffaele Auriemma, che ritroverete stasera con il sottoscritto a partire dalle 20, giusto Raffa? Il nostro appuntamento serale con il Tiro al Bersaglio. Esattamente, dalle 20 in poi fino alle ore 21, Tiro al Bersaglio, Tribuna VIP, avremo diversi ospiti interessanti e ascolterete anche il meglio della giornata di oggi. Io ringrazio invece il mitico Vincenzo Russo, che è in questo momento in regia, e il suo nome, il suo cognome mi evoca dei bellissimi ricordi di Radio Marte degli anni 80. Vi ringrazio, adesso c'è Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, un'altra grande ora di calcio, solo qui, solo su Marte. Ciao. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.